la sorseggio, tataratà, mentre faccio le mie cosine, tataratame, tataratame. Ciao ragazzi e benvenuti nel mio secondo canale, nella mia cucina Shab Chic ovviamente. Siamo qua perché vi voglio far vedere finalmente la ricetta che vi ho tanto promesso, di quella bevanda per aumentare il metabolismo, per perdere peso, insomma, fra virgolette, per soprattutto per purificarci, disintossicarci e perdere liquidi in eccesso. Insomma, è veramente una bevanda detox che veramente, oltre che utile, è molto buona anche per e fa tanto bene anche per purificare la pelle, soprattutto se avete fatto una buffata, avete mangiato un po' di schifezze, insomma, capitemi ragazze, tipo il lunedì dopo il sabato e la domenica. Siamo pronte, iniziamo. I ingredienti che ci occorrono sono veramente pochi, ce l'avete sicuramente nelle vostre cucine. Iniziamo subito, vi piace il mio orsetto? Allora, acqua bollente, eccola qua, dove ci vado a mettere dentro alcuni ingredienti detox, appunto purificanti. Innanzitutto lo zenzero. Io ho preso questo qua che è zenzero biologico, vedete la radice di zenzero che si trova comunque in tutti i supermercati, e semplicemente lo vado a tagliare. Questo è zenzero fresco, ma se non lo trovate fresco potete anche utilizzare questo qua in polvere, eccolo qua, che sicuramente lo trovate al supermercato nel riparto dove ci sono tutte le spezie. Comunque quello fresco è meglio, più un po' fruttato, un po' speziato, che mi piace tanto. A questo punto la curcuma, che è un altro ingrediente che è molto prezioso, come sapete, è veramente ottimo anche per combattere le malattie. Ne metto una puntina, ragazze, non troppo, una puntina di cucchiaino così. E stessa cosa faccio con la cannella, perché la cannella è veramente ottima, e questo potere, insomma, delle, come le spezie, un po' anche come il peperoncino, di avere un effetto, diciamo, tra virgolette, bruciagrassi, insomma, molto tra virgolette, non è che mangiate la cannella e dimagrite, però ha un effetto, sì, molto purificante, attiva il metabolismo, quindi è ottima anche la cannella. Poi è buonissima, io l'adoro, vabbè. Lasciamo stare, un pizzichino anche di cannella, un puntino. E per finire l'ingrediente fondamentale che ho messo per ultimo, ma che sarebbe andato per prima, è questo qua, il limone. Il limone, tutti quanti sapete per eccellenza che è un ingrediente purificante e detox. Vi consiglio di utilizzare limone bio, questo è mio, del mio alberello, che adesso vado a lavare. Sicuramente non ci sono concimi, perché dobbiamo utilizzare sia il succo che la buccia, e quindi lo lavo. Ci metto prima la buccia, cercando di non far andare il bianco, perché il bianco un po' è amaro solo per quello, ma non perché vi fa male. E la buccia è ottima, è ricca di oli essenziali, è veramente fantastica. E se non trovate però limoni bio, perché non avete un albero, perché anche al supermercato a volte si trovano ma voi non li trovate, mettete soltanto il succo. Ok, a questo punto premo il limone, quindi un limone intero, sia succo che buccia. La nostra bevanda detox è pronta, mescoliamo, lasciamo in infusione giusto ma poco, qualche minuto, 5 minuti, e siamo pronti per andarla a filtrare. Io la metto in questi contenitori che mi piacciono tanto, li uso tantissimo questi qua perché hanno la pannuccia, e mi piace questa cosa poi di portarmelo dietro e di bermolo, insomma, dalla cannuccia, insomma, si mantiene meglio così conservato, ma potete anche metterlo in una semplice bottiglina oppure in un bicchiere quelli lunghi, una tazza, come volete voi. Preferisco filtrarlo, appunto per togliere tutti i residui eccetera, perché sennò quando lo bevo mi posso anche affogare. Però se state attenti, insomma, a non mangiarvi le bucce di limone, potete anche berlo direttamente, insomma, non vi fa male. Io preferisco, insomma, filtrarlo, avere una bevanda limpida e pulita.
piace tanto il limone e anche le spezie appunto rendono questa bevanda molto 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 saporita. Ormai mi sono abituata a berla ogni giorno, quindi a me piace sta cosa di prepararla la mattina. Vi dico come faccio io, poi ognuno voi potete trovare il vostro metodo. A me piace tanto berla a prima mattina e trovo che sia più efficace proprio a stomaco vuoto. Vi ricordate la bevanda di cui vi ho parlato in altri video, in altri post sul mio blog, acqua e limone, che vi avevo detto che era purificante, era ottima per attivare il metabolismo, da bere a stomaco vuoto la mattina? Ecco, questa è una variante di quella, molto molto più efficace, e quindi mi piace così berla la mattina appena mi sveglio, me la preparo e me la bevo, e poi faccio colazione tipo dopo una mezz'oretta, quando l'ho finita mi bevo tutta questa, me la sorseggio mentre faccio le mie cosine tattarattame. E quindi me la bevo tutta così. Però ciò non toglie che voi potete fare come preferite. Ad esempio, io vi consiglio, anche se qualche sera avete mangiato troppo e non riuscite a digerire, magari prima di andare a dormire, anche la potreste bere questa qua, proprio per purificarmi. Ad esempio, io a volte faccio delle mangiate proprio tanto tanto tanto, mi sento gonfissima e voglio purificare, ho tanta sete, mi bevo questa, mi disseto e mi purifico. E questa vi fa anche eliminare tutti i liquidi, perché comunque è molto detossificante, vi fa fare molta pipì, eliminare le tossine. Io quando la bevo vado anche diretto, vado un po' di corpo, non so se si può dire, però mi aiuta molto. Se siete un po', non so, stiti, che è strano, perché il limone invece mi aiuta molto, quindi provate anche questa. E questa qua, ovviamente, oltre a tutti gli altri consigli che vi ho dato sul mio primo canale, ho fatto proprio il video su come aumentare il metabolismo eccetera, ovviamente mi aiuta tanto proprio per mantenere il mio metabolismo attivo, bruciare e quindi mangiare tanto 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 senza ingrassare. Io spero che vi piaccia, se la provate fatemelo sapere, anche un bel colorino, vedete com'è carina? Spero che vi piaccia, cosa dirvi? Vi mando un bacio grande, e se vi è piaciuto questo video mettete un bel pollice in su.